Boom a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Non va bene, non va assolutamente bene. Partiamo così perché è quello, è la cosa principale, la cosa più importante. Un Inter inguardabile, Inter inguardabile veramente ragazzi, cioè pure oggi il gol che non ti aspetti, con l'uomo che non ti aspetti, nel momento in cui non te lo aspetti. Anche oggi fortunati, quindi ma vince ma non convince, cioè ragazzi, veramente veramente obbrobriosi, e forse è il termine giusto. Cioè, primo tempo, figli miei, cioè una cosa, bah, nessun tiro, un tiro in porta dopo 55 secondi di Perisic, poi il nulla, cioè, a spalle, dai però, ho capito, io mi fido di te, tutti si fidiamo di te, e però mi continua a mettere Brozovic là davanti. Entrata di terra, ha cambiato la partita ragazzi, ha cambiato la partita, è entrato Caramo, ringraziando Dio che ha calciato quel pallone che poi è stato fatto il corner. Ringraziamo Dio, Caramo ragazzi, ha fatto due dribbling, l'ha fatto impazzire, ha fatto espellere mezza squadra. Ragazzi, cioè con due dribbling, bastavano due verticalizzazioni, stessa cosa quando ha messo Eder, ti dic ti dà quei carti, tiro in porta, calcio d'angolo. No, continua a mettere Brozovic. Cioè, ragazzi, Brozovic, non so, gioca così. È un polpo, cioè, non fa un cazzo. È proprio, non lo so, è orribile da vedere, è proprio orribile. Perché non corre, è svogliato. Gioca così, con sta faccia. Sembra che non so, che ogni volta c'ha una pistola puntata alla tempia. Cioè, io non lo so, veramente. Icardi, ennesima partita di merda, non tocca un pallone oggi, giusto che è venuto a recuperare quei due palloni in difesa, vabbè, fino a là, ma un 5 e mezzo non te lo leva proprio nessuno, non te lo leva nessuno. Skriniar, partita ok. Miranda è uno scarparo del cavolo, cioè, ma rifatti i piedi pure te, rifatteli i piedi, il secco, cioè, mamma mia, pure Miranda quando non sta in giornata fa prendere proprio i colpi, proprio i mammatroni, madre di Dios. Vesino, l'unico che ci ha provato, l'unico a verticalizzare, l'unico. Borja Valero non mi piace da ormai 2-3 partite, troppo lento, non fa più nulla, cioè sì, sta lì in mezzo, giochicchia, ma niente di che. Dalbert mi è piaciuto più nel secondo tempo, nel primo tempo inguardabile, cioè pure Dalbert, cazzo, io mi ricordo Maicon quando prendeva palla e correva. Non lo so, lui ogni cosa correva, mai concorreva, niente. Ormai siamo abituati a vedere i terzini che prendono palle, la passano Andanovic. Basta, prendete palla, correte dall'altra parte. Candreva. Stendiamo proprio il velo pietoso su Candreva, ragazzi. Veramente, cioè, non lo so, veramente, Candreva fa proprio cagare. Cioè, ormai mi viene da ridere a commentare Candreva, veramente. È una cosa inguardabile. Vabbè, eppure oggi
Ce la siamo scampata, mamma mia, che culo ragazzi, che culo pure oggi. Non ce lo meritavamo, non ce lo meritavamo neanche oggi, neanche oggi, cioè. Boh, il Napoli sì, continua a vincere anche lui con qualche difficoltà, ma il gioco non è lo stesso. Cioè loro almeno hanno un gioco, loro attaccano, noi siamo fermi. Io non so voi ragazzi, cioè, ditemi voi. Io ogni volta che c'è l'Inter, c'ho sta voglia, ah, c'è l'Inter, che bello, mi prende benissimo la giornata. Ogni volta è così, ogni volta, cioè, so come va a finire, perché guardo l'Inter e mi rotolano proprio le palle a terra. Cioè, ogni volta c'ho l'enfasi di guardare l'Inter e poi mi rotolano proprio le palle giù per il burrone, potopom, potopom, potopom. È una cosa assurda, è una cosa assurda. Ma boh. Ringraziamo Dio che non lo so, che D'Ambrosio oggi se non lo so, gli è andata bene sulla palla sulla testa. Veramente, ragazzi. Non ho parole, non ho parole. Cioè, da essere veramente preoccupati. Io sono contento comunque. I 3 punti perché chi se ne frega, abbiamo vinto, ma chi se ne frega, però se andiamo a guardare il gioco, ragazzi, cioè, brutto, 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 brutto. Vabbè, signori, ennesima fortuna, spolliciate, iscrivetevi al canale, mi raccomando perché è importante, siamo quasi a 200. Dai, ragazzi, che ce la possiamo fare e noi ci vediamo alla prossima, sempre, sempre, forza Inter. Madonna d'Ambrosio. Ringraziamo Dio, grazie Dio. Bella.